Buonasera, benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio di comunicazione economica proposta ogni settimana da Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Nella puntata di oggi parleremo di rapporto tra PMI e infrastrutture in un'ottica di attrattività non solo per le piccole e medie imprese ma anche per altri comparti, ad esempio come quello del turismo o quello degli investimenti. Importante ricordare che quando facciamo riferimento ad una logistica infrastrutturale efficace dobbiamo fare i conti con criteri che riguardano la sostenibilità anche dal punto di vista relativo al cittadino, non solo per quanto concerne il discorso ambientale. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. In collegamento do il benvenuto a Vincenzo Garofalo, presidente della Autorità Sistema Portuale Mare Adriatico Centrale. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti coloro i quali sono già lì in sede. Infatti in sede presento qui in studio Giuseppe Ranalli, non una nuova conoscenza, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, grazie. Invece una nuova conoscenza per noi qui in studio Vittorio Catone, presidente Saga. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Bene. Entriamo nel merito della nostra trasmissione passando immediatamente la parola a Giuseppe Ranalli per appunto parlare di un progetto importante in quanto, cito testualmente, il Presidente ha ricevuto la delega nazionale Confindustria Piccola Industria. C'è un progetto, il progetto Mare di Confindustria Nazionale, quindi vogliamo sapere un po' come è configurato, quali sono le caratteristiche fondamentali. A lei, Presidente, la parola. Grazie, grazie mille. Innanzitutto la Presidenza Bonomi ha ritenuto fondamentale l'impatto economico, la capacità di essere moltiplicatore dell'economia del mare. Per cui già all'inizio della propria presidenza nel 2020 ha costituito un'apposita delega commissionata data prima a Mazzucca e oggi al Russo che vede praticamente la centralità di tutti gli operatori che impattano all'interno dell'economia marittima. Questo perché? Perché l'abbiamo capito anche durante la recentissima visita in Genova. In alcuni settori si ha la vera e propria capacità di creare un moltiplicatore. Mi spiego meglio. Nel settore della nautica, per esempio, un euro investito ha la capacità di produrne 9, proprio perché ne impattano tante aziende, tante PMI che proprio collaborano, per esempio, nella costruzione di un maxi yacht, creando tantissimi posti di lavoro. Su questo tipo di discorso, ovviamente, nella rappresentanza del progetto Mare, che è stato proprio presentato in un'ulteriore, come dire, individuazione la scorsa settimana, avremo la capacità di fare una serie di proposte governative di breve, di medio e di lungo periodo, nel quale ovviamente uno dei primi ragionamenti che avevamo già fatto durante questa campagna elettorale era quello dell'istituzione di un Ministero del Mare. Sarà da capire però, come dire, come impatterà questo Ministero del Mare, perché se il Ministero del Mare è come nella Francia, in cui ci sono tante competenze che si sovrappongono e abbiamo un unico ente che le agevola, che ha delle risposte, è un discorso, ma se dovessimo avere un Ministero del Mare rimanendo tante competenze sul Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e tante altre, come dire, responsabilità, diventerà, come dire, vuoto di contenuto. Però la cosa più importante è dare centralità a questa economia che soprattutto determina un moltiplicatore e che soprattutto impatta sull'economia prevalentemente delle PMI che sono la gran parte dei veri e propri utilizzatori di questa economia del mare. Mi spiego meglio su qualcosa alla fin fine l'economia del mare e le proposte che andiamo ad elaborare
su scala nazionale avranno molta rilevanza. Innanzitutto la possibilità di continuare a dare degli incentivi, per esempio sul ferrobonus, dare degli incentivi sull'intermodalità strada-mare, proprio per incentivare sempre di più sia l'intermodalità e sia soprattutto l'utilizzo delle vie dell'acqua. Altra considerazione importante riguarda sulla riforma del codice della navigazione, sul codice della nautica. Ci sono tante altre cose che vanno ad impattare sugli armatori che sono oggi sempre più attratte da bandiere diverse rispetto a quella italiana, e invece dobbiamo evitare il flagging out dando delle risposte anche in termini di burocrazia. Ma mi permetta, l'aspetto più importante di questo progetto è anche quello di dare grande rilevanza alla semplificazione amministrativa, perché abbiamo tante opere cantierate dal PNRR che poi impattano anche sugli interessi della nostra regione Abruzzo, ma dobbiamo avere tempi certi di realizzazione. Questo è il grande tema che noi abbiamo anche posto, tante volte parliamo del modello Genova, e soprattutto perché se abbiamo ritenuto, e il governo centrale ha ritenuto, gli imprenditori hanno ritenuto che l'importanza della via dell'acqua, sarà importante completare le infrastrutture, completare l'ultimo miglio, ma soprattutto avere una burocrazia che agevoli la cantierabilità delle opere. Vede, le imprese, gli imprenditori oggi sono già chiamati a una doppia transizione, ecologica e digitale. Sono chiamati sempre di più a dover competere con il mondo sul tema dell'energia e sul tema della logistica. Quindi avere delle risposte certe, su tempi certi, con infrastrutture che vengono realizzate in tempi rapidi, questa è la vera e propria sfida che le imprese, la politica e tutto il sistema, della rappresentanza datoriale e non devono porsi per garantire proprio quella competitività del sistema paese. Grazie Presidente, prego. Grazie. Ci ha detto veramente molto, torneremo su questo argomento. Quanto ha detto Ranalli qui in studio mi consente di collegarmi con l'ospite in collegamento, appunto per chiedere dal punto di vista del PNRR e delle autorità relativamente al sistema porto come si configura il tutto, qual è la ricaduta anche nel nostro territorio abruzzese, anche in virtù della ZES, quindi tanti punti da toccare. A lei. Sì, la ringrazio, devo dire ringrazio anche il Presidente Ranalli per aver introdotto in maniera molto efficace tutta una serie di considerazioni che mi aiuteranno a cercare di dare un'idea come lavoriamo noi come autorità di sistema. Innanzitutto noi lavoriamo nella logica appunto di un sistema che fortunatamente abbraccia due regioni e oggi sette porti, perché come sapete dal mese di agosto si è aggiunto un altro porto abruzzese, il porto di Vasto, che arricchisce il nostro sistema. Qual è la forza di un sistema? Ovviamente non è soltanto il fatto che noi ad oggi, escluso Vasto, abbiamo una dotazione di 280 milioni, 283 per l'esattezza, di investimenti, di cui soltanto 61 circa sono a Ortona e 22 a Pescara, quindi degli importanti investimenti. Ma è il fatto che l'offerta che un sistema riesce a dare nel panorama del sistema logistico è assolutamente importante. E noi questo lavoro in che modo lo cerchiamo di sviluppare? Innanzitutto nel rispetto di due temi che ha toccato il Presidente Ranalli: la sostenibilità, che non è un'attenzione a un tema ambientale, ma è molto più che l'ambiente, soprattutto a livello sociale ed economico, e poi la transizione, sia quella ecologica che quella digitale. Allora, l'autorità di sistema oggi è impegnata in tutti e due gli ambiti, sia ecologico che digitale. Stiamo spingendo al massimo tutto il tema delle procedure, quindi cercheremo di offrire agli utenti, agli operatori che guardano questo sistema, sempre un'offerta digitale. E per quanto riguarda l'Abruzzo, gli investimenti che portiamo avanti sono soprattutto in banchine, fondali e anche qualcosa di diverso in termini di riqualificazione di edifici, questo riguarda Ortona,
l'elettrificazione delle banchine proprio per andare nella direzione della sostenibilità e anche della transizione energetica, e a Pescara gli investimenti sono ancora più significativi, sebbene portati insieme alla regione Abruzzo, così come quelli di Ortona, ma ancora di più Pescara, perché lì condividiamo finanziamenti, in parte li gestisce l'ARAP per conto della regione Abruzzo e in parte noi direttamente, per offrire che cosa? Una portualità che a Pescara da anni si è quasi esaurita, ma che deve andare nella direzione di assecondare le vocazioni di ogni singolo porto. Ogni porto ha delle specialità che noi dobbiamo esaltare insieme al tessuto economico e insieme all'ammodernamento di un intero sistema che va nella direzione appunto della sostenibilità e della transizione. Quindi con gli operatori andremo in questa direzione e lo faremo anche ovviamente con un dialogo costante anche con gli altri esercenti attività di trasporto, perché l'intermodalità è uno degli obiettivi che noi guardiamo con massima attenzione. Grazie Presidente, abbiamo parlato di porti, parliamo anche di aeroporti perché abbiamo fatto anche un accenno nella nostra introduzione all'importanza, no, del settore turistico e al fatto dell'impatto, no, delle infrastrutture su tanti comparti legati all'ambito turistico. Abbiamo qui il presidente della Saga Catone, al quale vogliamo chiedere in termini di servizi e di prospettive di sviluppo che cosa ci può appunto raccontare. Prego. Grazie, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare su questo argomento che in questo preciso momento storico e chiudendo la Summer 2022 con i numeri migliori di Abruzzo Airport in termini di operazioni, in termini di passeggeri e in termini anche di servizi, ci dà modo di affrontare il prossimo futuro in maniera molto molto, molto positiva. Dopo anni, un paio d'anni difficoltosi e per certi versi drammatici, quest'anno possiamo dire anche con un pizzico d'orgoglio che ogni scelta fatta dalla nostra società di gestione ha portato frutti e benefici all'interno dell'infrastruttura aeroportuale, ma di conseguenza su tutto il tessuto turistico regionale. Noi siamo rimasti nel 2019 a far transitare circa 700.000 passeggeri all'interno della nostra infrastruttura, del nostro scalo, e attraverso azioni di ripresa importanti sia con gli operatori del settore sia in principal modo con il socio di maggioranza, la Regione Abruzzo, abbiamo aumentato le destinazioni, abbiamo aumentato il numero di frequenze e ad oggi possiamo dire che queste scelte sono state ripagate. Nel 2022 vantiamo 19 città collegate, di queste 19 città anche su nostra spinta abbiamo decisamente migliorato le politiche di incoming sia sulla scelta delle destinazioni sia sulle politiche attive proprio di farci conoscere sulle città collegate e ad oggi anche sotto questo punto di vista passiamo da circa 95.000 presenze turistiche che sono atterrate ad Abruzzo Airport e poi naturalmente sono andate su tutto il territorio. Molto probabilmente nel 2022 questo numero verrà più che raddoppiato. La Summer si conclude con un più 12% rispetto alla Summer del 2019, il 2022 non è ancora terminato, ma pensiamo di credere che possiamo migliorare il numero del 2019. Questo è estremamente importante per tutto il territorio, territorio che oggi beneficia di questi numeri e territorio che da domani viene chiamato a un'importante sfida assieme a noi, perché questo è il momento storico per poter fare un ulteriore passo in avanti e far crescere ancora di più Abruzzo Airport. Grazie Catone. Mentre parlava il Presidente Saga, abbiamo visto puntualmente, no, le immagini delle destinazioni che si possono
raggiungere dal nostro territorio, e tutto questo ovviamente ha un impatto su tanti altri settori. E mi piacerebbe adesso passare la parola al Presidente Ranalli per commentare appunto in collegamento a quanto abbiamo visto prima sul nostro territorio quali sono i risvolti e quali sono anche le aspettative, perché veramente abbiamo bisogno di ragionare secondo altri criteri. Prego. Ma vede, l'importanza della connettività, l'importanza delle infrastrutture assume una centralità per garantire non soltanto lo sviluppo, ma direi anche il mantenimento della nostra forza industriale regionale. Mi spiego meglio, la nostra è una regione, è la settima italiana da un punto di vista di tessuto industriale, in cui convive perfettamente la sostenibilità, la propria dimensione industriale. Però diventa fondamentale oggi per una sfida globale avere un costo dell'energia, che è il grande tema di attualità del momento, e da lì la necessità magari anche di ipotizzare delle comunità energetiche, per esempio, di cui si sente tanto parlare in questo periodo, ma soprattutto il tema delle infrastrutture. Le infrastrutture, soprattutto nella dimensione attuale, diventano e assumono una centralità per mantenere la competitività del nostro sistema produttivo, che vede, mentre nel passato le nostre aziende avevano prevalentemente, soprattutto le PMI, una dimensione domestica, cioè guardavano moltissimo al mercato interno. Oggi con il reshoring, quindi, torneranno molte produzioni in Italia e il mercato di riferimento continuerà e diventerà sicuramente quello europeo. Per cui avere porti che funzionano, aeroporti che funzionano, diventa fondamentale per garantire proprio il mantenimento delle stesse aziende sul nostro territorio. Vede, uno dei tanti temi che noi siamo chiamati oggi ad affrontare è l'infrastruttura, ma un'infrastruttura, come accennava anche il Presidente Garofalo, completamente diversa rispetto al passato, perché vede, prima il tema erano soltanto le strade, oggi invece la via dell'acqua e soprattutto il futuro legato alla ferrovia, perché vede, nei tanti ragionamenti comunitari l'intermodalità, il ruolo della ferrovia assumerà una grandissima centralità, tra cui effettivamente il potenziamento della infrastruttura a Roma Pescara, attraverso quindi una risorsa di 100 milioni di euro, ma anche il potenziamento della Ravenna-Bari, che quindi passerà attraverso questa dorsale adriatica in un modo diverso, con una maggiore e più alta velocità e capacità, vanno verso la direzione di un sistema infrastrutturale che ha nella via aerea, nella via mare, nella via strada, ma soprattutto nell'intermodalità, perché il tema attuale è quello della sostenibilità. Quindi il grande tema è assolutamente come garantire il mantenimento delle nostre imprese, e il tema per mantenere le nostre imprese è proprio quello, avere infrastrutture capaci. Concludo anche con un'altra considerazione: le PMI, soprattutto in questo momento, sono chiamate ad una grandissima trasformazione, prima abbiamo detto digitale ed ecologica, ma direi anche di management. Cioè oggi le piccole devono cominciarsi a organizzare attraverso le reti di imprese, attraverso un'organizzazione di filiera, aprendo anche a sistemi di crescita. Ma come crescono le imprese? Aprendo al venture capital, aprendo a capitali diversi, aprendo ai manager. Però per fare questo abbiamo necessariamente bisogno di aeroporti, porti, infrastrutture che funzionano, perché solo in questo modo manteniamo le nostre aziende sul nostro territorio e le stesse sono in grado di poter competere. Mi sembra un quadro molto, molto esaustivo, e con queste considerazioni vado dal nostro
ospite in collegamento al quale desidero chiedere appunto come interpreta quanto ascoltato qui in studio. Si è parlato di intermodalità, lei rappresenta anche una autorità che si rapporta anche con altre realtà che non fanno parte, no, appunto del sistema portuale. Prego Garofalo. Grazie, guardi, io condivido pienamente l'analisi fatta e le considerazioni del Presidente Ranalli e aggiungo che, come ha detto lui, oggi un fattore determinante per lo sviluppo è la connettività ed è strettamente legato alla competitività e alla connettività. Noi stiamo vivendo sicuramente un periodo dal punto di vista diciamo storico e anche dal punto di vista geopolitico particolare. Si discute il reshoring, che potrebbe essere una grande opportunità, ma si realizzerà solo e soltanto se saremo in grado di essere competitivi in termini di raggiungimento di tutti quelli che sono i mercati o di attrazione per quelli che sono invece le materie che servono per realizzare i prodotti finiti. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre tutti insieme, è un tema che sia il Presidente Marsilio che il Presidente Acquaroli, quindi la Regione Abruzzo e la Regione Marche, hanno ben chiaro, perché nel mandato che a me personalmente mi hanno affidato, mi hanno esclusivamente chiesto di fare del tema dell'intermodalità uno degli elementi essenziali della mia presidenza. Ed è quello che a me sta molto a cuore, perché vede, l'altra settimana sono stato ospite all'Interporto di Manoppello e ho gradito molto di essere invitato per partecipare a un'importante sigla di un accordo tra una grossissima azienda presente nell'Abruzzo e un erogatore di servizi di logistica qual è la Sanritana, perché veda, questo è il modo intelligente affinché ognuno di noi possa sentirsi utile per moltiplicare quell'effetto moltiplicatore che diceva il Presidente Ranalli, e noi siamo protagonisti esattamente tanto quanto i fornitori di qualunque altra prestazione, ma il tema della connettività è essenziale. Noi abbiamo delle eccellenze, lo citava prima il Presidente Ranalli, non solo nella manifattura, ed evidentemente se è stata scelta l'Abruzzo perché c'è sia un tessuto di risorse umane adeguato, sia un tema della sostenibilità facilmente raggiungibile, perché oggi le aziende, soprattutto le più grandi, cercano il tema della sostenibilità, di metterlo in evidenza come un must, come un punto di eccellenza loro, e quindi l'ambiente è molto importante dove si inserisce un'azienda. Ma anche le vocazioni, se penso alla nautica da diporto, la nostra autorità di sistema ospita fra le più importanti aziende di realizzazione di mega yacht, ma anche di ristrutturazione, di mantenimento in manutenzione straordinaria. Cioè le migliori maestranze esistono al nostro distretto. E così come vale per la pesca, dove addirittura dal Sudan sono venuti a conoscere il nostro sistema per adottarlo nella loro necessaria revisione, visto che finalmente hanno una gestione democratica del loro paese. Quindi la faccio e concludo veramente per non occupare spazio. Io credo che se lavoriamo insieme al Presidente Catone, così come insieme ai vari rappresentanti degli interporti, delle aree industriali, la ZES, che è un elemento di grande moltiplicazione, noi riusciremo insieme alle ferrovie che hanno siglato proprio in questi giorni importanti protocolli per il porto di Vasto, ma così come in passato era stato fatto per il porto di Ortona, noi riusciremo a offrire a quelle aziende che credono al nostro territorio, che hanno creduto intanto di mantenere la loro posizione, ma quelle che vorranno spendersi in questo territorio, che è un corridoio importante perché presente in due importantissimi corridoi, il nord-sud e anche l'est-ovest, quindi a loro noi dobbiamo offrire servizi di logistica integrata e intermodale all'altezza della sfida, e questo è il compito che dobbiamo fare tutti noi, tutti insieme. Bel messaggio, grazie Garofalo. Prima parlavamo di imprese manufatturiere e questo mi consente di cedere la parola a Catone, che vorrebbe fare appunto un inciso relativo ai servizi alle imprese manufatturiere e anche ad un'altra gamma, un altro comparto che è fortemente chiamato in causa quando si parla di infrastrutture. A lei.
Sì, intanto accolgo molto volentieri l'appello fatto poc'anzi, perché noi siamo un tassello dell'intermodalità e è logico che se non facciamo rete probabilmente non andiamo da nessuna parte. L'occasione mi è consona anche per poter fare un punto sulle infrastrutture che permettetemi il termine, troppo tempo sono al vaglio aeroportuale, ma che stanno vedendo la luce, e questo purtroppo cozza un pochettino con i ragionamenti fatti poco fa, nel senso che lo snellimento della burocrazia poi quando si va nella realtà e quando l'infrastruttura aeroportuale viene colpita dal master plan, pensata nel 2008, finanziata nel 2012, a trovare compimento in 5 opere strategiche entro il 31 dicembre del 2022, e parlo tra i progetti più importanti quello dell'allungamento della pista, questo purtroppo lascia qualche strascico di polemica e anche qualche rammarico di troppo. E per fortuna siamo giunti al termine, mi auguro che giungeremo al termine nel miglior modo possibile, ovvero bandendo 5 infrastrutture strategiche, tra cui appunto l'allungamento della pista, ma tra questi bandi vi sono anche 2 interventi che vanno ad ampliare, a sistemare e a parzialmente ricostruire 2 hangar all'interno dell'infrastruttura aeroportuale, che saranno sicuramente messi a disposizione del territorio e consentiranno ad Abruzzo Airport, alla Saga, ma all'intero condotto manifatturiero, piuttosto che le imprese che lo riterranno opportuno, la possibilità di sviluppo del cargo e della logistica. Questo oggi all'interno del nostro sedime, del nostro territorio, è venuto a mancare attraverso questi interventi che, ripeto, dovrebbero veder luce almeno l'affidamento dei lavori entro la fine di quest'anno, e quindi naturalmente nel 2023 dovrebbero veder luce le infrastrutture vere e proprie, ci consentono e ci danno modo di dare una risposta al territorio in materia di cargo e logistica. Faccio un duplice appello a tal fine: uno, che le gare sono in essere, per cui qualunque impresa che è disponibile ed è compatibile a fare interventi del genere, sia sul portale di Abruzzo Airport, sia sul sito di ARIC, che è la stazione appaltante che farà e monitorerà le gare, possono partecipare, perché sono avvisi tuttora in essere, sia agli eventuali partner o operatori che ritengono strategico il comparto sia della logistica che del cargo, ad interessarsi direttamente all'interno di Abruzzo Airport, perché io presumo che dal 2023 le nostre infrastrutture, i nostri hangar saranno pronti e disponibili anche per soddisfare queste esigenze. Ce lo auguriamo, queste sono notizie importanti. Siccome abbiamo ancora a disposizione un minuto, vorrei cedere la parola al Presidente Ranalli per un attimo tirare le somme e tentare di fare un riassunto che possa in qualche modo illustrare i punti salienti di questa nostra puntata dedicata alle infrastrutture, le PMI. Guardi, innanzitutto la ringrazio per questa occasione che si è presentata oggi per parlare di infrastrutture, del ruolo delle PMI. Ma la cosa che emerge in modo inequivocabile è che le infrastrutture rappresentano un punto centrale per il nostro territorio in termini di appetibilità, anche di mantenimento dei plessi industriali esistenti o di attrazione. Su questo ovviamente aver ragionato oggi di fare rete, di ragionare tutti insieme, quindi del sistema aeroportuale, del sistema portuale, del sistema dell'intermodalità o ferroviario, su questo abbiamo condiviso entrambi tutti quanti la centralità di questi nostri interessi. La fortuna sarà sicuramente sulle risorse del PNRR, la data certa, quindi aspettiamo tutti quanti con grande rispetto al passato, con grande attenzione il fatto della scadenza 2020.
2026. Cioè, rispetto al passato, come dire, questi elementi di certezze di date non c'erano. Questa volta ci sono, e su questo ci auguriamo che anche, come dire, tutta la riforma della burocrazia vada verso questa direzione. Cioè, basta questi veti incrociati, basta francamente una burocrazia che blocca. Abbiamo bisogno di ridare slancio a tutti i territori, non soltanto abruzzesi, di tutti i territori dell'Italia. L'Italia deve recuperare quel gap infrastrutturale, quella capacità di essere attrattiva, e ovviamente, essendo abruzzesi, siamo tutti, come dire, parti integranti di uno sviluppo di questo territorio, dobbiamo augurarci, come dire, la cantierabilità e la messa in esercizio quanto prima di quelle che sono le aspettative nei vari settori della mobilità che abbiamo fin qui affrontato. Grazie Presidente, con questo appello siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi non posso che ringraziare i nostri ospiti. Vado in collegamento per salutare Vincenzo Garofalo. Grazie, saluto tutti anch'io. In studio ringrazio ovviamente Giuseppe Ranalli. Grazie mille a tutti e un saluto a tutti. Vittorio Catone. Grazie a tutti voi anche per l'opportunità di far conoscere Abruzzo Airport all'esterno. Per la regia e le riprese rispettivamente i miei ringraziamenti vanno a Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo alle 22:30.